Intanto parliamo della novità in Iran. Novità in Iran, l'argomento che già ampiamente abbiamo trattato. Diciamo che nel 2013 in Iran ci sono stati diciamo circa 660 impiccagioni, più di due terzi durante la presidenza di Rouhani, quindi dal 14 giugno a dicembre. Questa è la novità di cui si parla. La novità che c'è in Iran, che la crisi politica, la crisi sociale è arrivato, diciamo, a un punto molto molto acuto, per cui il regime iraniano ha bisogno di trattare con l'Occidente, ha bisogno di rompere, diciamo, la forza schiacciante delle sanzioni economiche. Probabilmente anche da questi microfoni abbiamo già parlato che l'Iran potrà venire sul tavolo dei negoziati qualora non potesse fare a meno. Ora a questo punto siamo, però bisogna vedere se realmente questo regime ha la capacità di trattare, sì o no. Per dire che questo dubbio che avanzo io non è soltanto il mio, come ben sai il Senato americano ha già approvato le nuove sanzioni durissime, molto dure di quelle che già erano state. Fino adesso hanno firmato 77 senatori su 100, nel senso che siccome il presidente Obama aveva minacciato di fare veto a questa sanzione, loro hanno fatto con questo numero alto in modo che il veto del presidente è inefficace. Per cui questa è la situazione in Iran. Poi in un articolo io ho spiegato, diciamo, anche in dettaglio di che si tratta di contratto che hanno firmato, dura 6 mesi. Gli iraniani parlavano di un accordo che vince l'Iran, vince il regime iraniano, vince l'Occidente. Secondo le mie valutazioni perde l'Iran, perde l'Occidente, perde l'Iran soprattutto perché, insomma, mette in mostra la sua incapacità, la sua faccia sia per gli iraniani che a livello internazionale, che è dovuto ritornare sui suoi passi, accettare alcune cose. Perde l'Occidente perché in ogni caso non vieta all'Iran l'arricchimento dell'uranio, quindi, diciamo, non toglie la paura al mondo. Per cui secondo mio avviso perdono tutte e due. Ora bisogna vedere, io ho fortissimi dubbi che in ogni caso il regime iraniano sia capace di rispettare. Qualora rispettasse gli accordi che hanno fatto, avrebbe altri tipi di problemi sociali in Iran. Noi sappiamo perfettamente che l'Iran in questi 30 anni ha potuto reprimere gli iraniani, ha potuto ingerire sulla situazione con la carta anti-americanismo, anti-occidentalismo. Ora questo, diciamo, negoziato, questo accordo, che semmai potrà avverare, l'Iran è privo di questa arma così efficace per loro. Ricordiamoci le urla di Ahmadinejad. Guardatemi che non dipendevano dal suo carattere, erano funzionali al progetto del regime. Diciamo che con Ahmadinejad sono entrati i Pasdaran direttamente a gestire l'economia del paese.
già prima almeno 45% del reddito, della ricchezza del paese, in qualche modo era gestito dai pastaran in vari modi che adesso non entriamo in dettaglio. Ma con Ahmadinejad praticamente tutta la gestione del petrolio, dell'estrazione, dell'esportazione, di gestire insomma i proventi del petrolio è passato direttamente nelle mani dei pastaran, tant'è vero che per molti anni il ministro del petrolio era un pastar molto molto potente in Iran, per cui questo. D'altra parte mi pesa dire che Ahmadinejad non aveva un programma economico. Perché? Perché qualcuno mi può avanzare questa domanda: allora quelli precedenti oppure Rouhani ce l'ha? Davvero non ce l'ha, perché proprio le notizie di questi giorni, l'Iran è 150esimo paese su 172 per la corruzione. Sappiamo benissimo che a questi livelli parlare di un programma economico davvero è fuori luogo. Per cui diciamo che il governo di Ahmadinejad da questo punto di vista, e non soltanto, è stato veramente pessimo, però diciamo che il problema dell'Iran, del regime iraniano, è proprio la gestione del potere e la mancanza totale della democrazia, per cui la corruzione fa parte, è intrinseca del sistema. Non so se hai visto, un giornalista americano qualche tempo fa ha fatto un reportage molto interessante dall'Iran. Lui praticamente stava in Iran, nel nord di Teheran, dove diceva lui, con filmati, diceva che non aveva mai visto una concentrazione così alta di macchine di lusso, la Ferrari, la Porsche, la BMW, eccetera, eccetera. E quindi, detto questo, per esempio, le statistiche ufficiali del regime parla di 60-70% della popolazione o alla soglia oppure in povertà totale. Ricordiamoci che poi, durante il periodo della presidenza di Ahmadinejad, i proventi del petrolio in 8 anni, in 7 anni praticamente, è pari a un secolo prima. Per cui i soldi c'erano tantissimi, però la gente è stata molto molto povera, il paese è molto impoverito, per cui diciamo che in Iran non esiste un programma economico, anche perché in Iran ci sono molti centri che comandano, non si capisce chi è che cosa deve gestire, per cui poi soprattutto in questo momento dove c'è una lotta durissima per conquistare la fetta del potere, ovviamente questo riflette sulla gestione economica del paese. Un regime dittatoriale quale sicuramente il regime iraniano, mi piacerebbe una volta fare una trasmissione perché io chiamo regime iraniano sicuramente un regime dittatoriale, nonostante che ci sono diciamo le istituzioni apparentemente democratici, nonostante le elezioni a tutti i livelli, però io sono un lettore di Norberto Bobbio, quindi diciamo lui è una persona molto molto moderata, quindi secondo le sue visioni che ha trasferito anche a me, il regime iraniano con qualsiasi lettura è un regime sicuramente dittatoriale. Detto questo, un regime dittatoriale ha bisogno di camminare
sulle gambe, sulle due gambe, che la repressione e la guerra esterna. Se andiamo a vedere negli anni 80 com'è l'Iran ha fatto sì che ci potesse essere una guerra con l'Iraq, durato per 8 anni, attraverso quella guerra il regime iraniano, poi con la repressione interna attraverso fucilazione di decine e decine di migliaia di persone, ha potuto diciamo mettere radici nel paese, instaurare un regime così feroce. Finito quella guerra nell'88, se vi ricordate, dopo subito hanno inventato diciamo l'uccisione di Salman Rushdie, lo scrittore indiano, perché appunto perché hanno bisogno di distrarre l'attenzione su un'altra. Poi ricordiamoci esportazione del terrorismo dell'Iran in Iraq, in Libano, adesso in Siria, per cui diciamo che il regime iraniano ha bisogno di un piede, una gamba, repressione interna, l'altra gamba, diciamo, creare problemi all'estero. Ora, che cosa è successo? Con l'accordo di Ginevra, praticamente il regime iraniano, ricordiamoci che non poteva fare diversamente, ha firmato quell'accordo, quindi la forza su questa piede, su questa gamba, doveva spostare sull'altra. Quindi per forza la legge fisica aumenta la repressione interna. Ecco perché, cioè, noi non dobbiamo mai pensare che il regime iraniano fa impiccagioni perché è feroce, perché crede di, diciamo che questa è la sua dottrina per la gestione del sistema del paese. No, il regime iraniano ha bisogno di esercitare diciamo una quantità di pressione, può dividere all'estero o all'interno. Se da una parte manca, deve aumentare dall'altra parte. Per cui il regime iraniano, non a caso, anche nel 2013 il regime iraniano è stato condannato anche nell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per la forte e perpetua violazione dei diritti umani. Ho criticato duramente la visita della signora Bonino, perché io capisco intanto il suo complessissimo lavoro, capisco che lei a capo della Farnesina ha potuto toccare con le mani la complessità di una situazione in tutto il Medio Oriente con problemi veramente molto molto ingarbugliati, complessi. E capisco che lei, perlomeno nel caso dell'Iran, devo dire a questo microfono, a questo microfono amico, diciamo, dei radicali di Emma Bonino, che lei è sicuramente in buona fede, questo glielo concedo. Però io credo assolutamente, ne sono convinto, che nel caso dell'Iran fa una semplificazione abnorme. Ha una semplificazione abnorme, perché quella che lei con molto ottimismo persegue, hanno perseguito già. Lei non è la prima persona. Ricordo degli anni, gli ultimi anni del secolo scorso, quando Lamberto Dini faceva ministro degli esteri in Iran, di Teheran era di casa. Andava così spesso dall'Iran che io mi ricordo che negli ambienti diplomatici lo prendevano proprio come un dilettante, per cui diciamo che la visita con questa foga che ha fatto la signora Bonino non va bene, perché insomma tradisce intanto la sua storia, perché l'Iran
è di gran lunga paese che viola diritti umani e quindi ha un radicale, diciamo che possiamo dire sicuramente rispetto per i diritti umani e la loro ragione di essere, quindi questo contraddice. Per esempio l'altro giorno è uscita una statistica dove l'Iran è tra 10 paesi in cui maltrattano i cristiani. Dopodiché io voglio sapere qual è l'apertura reale del regime iraniano. Bastano sorrisi davvero insignificanti e fastidiosi di Zarif per dire che l'Iran è cambiato. Noi abbiamo avuto una conferenza internazionale 26 dicembre a Roma, dove hanno partecipato molte personalità internazionali, tra cui anche Gianni Alemanno. Ha detto una cosa che mi è piaciuto molto. Gianni Alemanno ha detto che sì, in Iran per l'ennesima volta si parla dell'apertura eccetera eccetera, però per me l'apertura è quando lo dite voi, riferendosi alla resistenza iraniana. Questo non mi è piaciuto, perché insomma ha dato credito a noi, non è questo il punto, però ecco, bisogna dare attenzione a quello che dice l'opposizione al regime, ma non è che io mi posso fidare delle parole di Rouhani, che è un uomo di apparato di sicurezza, quindi non si tratta di... Dopodiché, per quanto riguarda la Siria, io già ho accennato in qualche articolo, quando in Italia il problema della mafia era molto molto importante, qualcuno ha pensato di risolvere il problema della mafia con i capi mafiosi. Io non so se questa è una buona idea. Vedi Gianni, io che cosa abbiano parlato i ministri oppure con il presidente del regime nelle stanze chiuse non lo posso sapere, però quello che posso sapere dalle dichiarazioni ufficiali, io non ho sentito nulla che il ministro italiano condizionasse diciamo la sua apertura del credito verso il regime iraniano a un miglioramento della situazione dei diritti umani. Tant'è vero che questi ultimi anni la materia dei diritti umani è proprio fuori protocollo, per cui se il ministro italiano in Iran ha parlato di, anzi poi il ministro, la signora Bonino ha detto un'altra cosa ancora più importante, ha detto che quando il ministro iraniano è stato in visita qua in Italia ha detto che si parlerà dei diritti umani in Iran. Non so se un ministro del regime iraniano, una sua promessa può rasserenare la politica italiana. Io non potrei dare una credita più di tanto. Ma diciamo che per quanto riguarda la situazione siriana, la Siria, il dittatore siriano, intanto è funzionale all'esistenza stessa del regime iraniano, uno. Poi andiamo a vedere la politica occidentale, la politica soprattutto del presidente Obama sulla Siria, è davvero sconcertante, perché loro hanno detto che se la Siria usa le armi chimiche, allora noi interveniamo. Ma non soltanto ha usato in precedenza, ha usato anche in quella condizione quantità industriale. Scritto Wall Street Journal che l'amministrazione Obama sapeva
di questo uso di armi chimiche, hanno deciso di non dire ancora nulla per qualche giorno. Se dovesse scoppiare poi la notizia, loro reagiranno. Di questo stiamo parlando. Intanto voglio ricordare che anche le armi non chimiche ammazzano ugualmente. L'altro giorno buttavano sulla popolazione dei barili esplosivi, per cui lasciamo queste cose. Da un certo punto di vista il ministro degli esteri russo ha ragione, perché in Siria per arrivare a una soluzione bisogna far entrare anche l'Iran. È vero questo, ma bisogna vedere quella soluzione che dicono i russi qual è. È una soluzione, diciamo, con Bashar Assad o senza, oppure per il dopo, dipende dai progetti. Allora, un progetto, per esempio, un'altra situazione che veramente è bollentissima è la situazione dell'Iraq, dove io seguivo in mass media in Italia, raccontavano delle cose veramente allucinanti, che lì praticamente c'è l'esercito iracheno che ha fatto terra bruciata sulla gente che sta protestando. Qui raccontavano che lì si tratta di gruppi integralisti di Al-Qaeda, eccetera eccetera, veramente allucinante. Per cui io credo che bisogna dar credito, anche perché che cosa succede in paesi in paesi del Medio Oriente, quando se ne vanno, quando cadono i dittatori, l'unica salvezza per quei popoli, ma anche per l'Occidente, è semplicemente la democrazia. Noi vediamo la Tunisia, che è un paese relativamente più piccolo, magari dal punto di vista anche strategico è un po' più piccolo, un po' più meno importante per l'Occidente. Abbiamo visto che loro stanno camminando su una strada bene o male accettabile. Magari loro avranno tra 10, 20, spero anche tra breve, un regime democratico, mentre altri paesi, l'Egitto o Siria o l'Iraq, in una situazione veramente drammatica. Per cui la soluzione per la Siria, io credo che bisogna dar credito a decine e decine di gente, di persone che stanno combattendo il dittatore. Poi se si infiltrano i terroristi, questo, quest'altro, questo non è una buona scusa per sognare appoggiare il dittatore, oppure sognare un'altra cosa che magari piace all'Occidente ma ai siriani un po' di meno. Si dice che la prima carta dei diritti umani, appunto, è stato scritto dal Ciro il Grande. Un'altra cosa che mi viene in mente spesso, sì, è vero, io vivo benissimo in Italia da moltissimi anni, sono molto molto orgoglioso di essere iraniano, sono perfettamente iraniano, ma sono altrettanto italiano. D'altra parte, quando vedo il mondo posso dire tranquillamente che sono cittadino del mondo, proprio tranquillamente. Però se ritorno al mio origine di iraniano, c'è una poesia molto importante di Shamdu, il poeta iraniano, una poesia molto lunga che proprio inizia in questo modo: noi non siamo nati ieri. Io da questo microfono voglio dire a tutti i politicanti occidentali che il popolo iraniano non è nato ieri. Ma un'altra cosa che veramente mi preme dire: è veramente criminale confondere il popolo iraniano con il regime iraniano. Chi che sia, è criminale. Grazie Gianni, grazie. Il popolo iraniano, quello che può offrire al mondo, oltre alla sua storia, anche la sua passione, che
qualche volta esce per conto suo.